Ciao ragazze, allora, come state? Ciao ragazze, nuovo video, questo è un video, il video dei video su YouTube, secondo me, uno dei video che guardo di più, uno dei video che ho fatto di più, uno dei video che mi richiedete di più, con l'aggiunta oggi di una novità, ossia che probabilmente durante il video mi scioglierò. Allora, in uno degli ultimi vlog ho fatto vedere il mio nuovo acquisto. Credo che sarà l'ultimo acquisto, il mio ultimo acquisto per molto molto tempo, perché adesso verranno dei tempi duri, dei tempi duri da fronteggiare con coraggio e con raziocinio soprattutto, per cui mi sono voluta fare questo regalo proprio per, diciamo, come premio ed incoraggiamento per questo periodo un po' difficile che sto attraversando. Un po' è un eufemismo e mi sono comprata la mia prima Michael Kors, eccola qua. Allora, questa qui è una borsa in pelle che ho trovato su Zalando Privé. Su Zalando Privé ad un prezzo veramente imperdibile. Quindi, appena l'ho vista, l'ho tenuta d'occhio 2 giorni. Quando poi ho visto che restava soltanto un pezzo, l'ho presa perché era assolutamente, vi ripeto, imperdibile al prezzo per il quale l'ho trovata. È una borsa, ripeto, in pelle, molto molto grande, molto capiente, che mi piace tantissimo perché è ben organizzata. Secondo me è ben organizzata, quindi vedete, all'interno ha 3 scompartimenti, si chiude alla cerniera centrale e poi ha le clip. Per quanto riguarda le altre due sacche, le altre due aperture, secondo me non soltanto è ben fatta, ma è molto molto comoda. Poi lasciamo stare che io le borse le riempio fino all'esasperazione, è una cosa che comunque vorrei cambiare. Cerco di lavorarci da anni, ci lavoro da anni, lo sapete, perché in ognuno di questi miei video il mio rammarico è sempre questo, cioè quello di riempire troppo 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 le borse. Ma non riesco a fare altrimenti perché accumulo, accumulo, accumulo e poi all'interno c'è un marasma generale. Ma andiamo al sodo perché io poi mi perdo sempre in questi miei discorsi. Quindi vi faccio vedere quello che c'è all'interno della mia borsa e diciamo che la sto utilizzando da circa una settimana, per cui alla fine quello che c'è dentro è quello che c'era ieri sera, non ho modificato nulla. Pesco e vi faccio vedere appunto nella realtà più cruda quello che c'è all'interno della mia disordinatissima borsa. Allora, partiamo dalla parte centrale, all'interno della quale quello che spunta per prima cosa è questo, il che mi rallegra moltissimo perché fa un caldo atroce, quindi mai senza ventaglio. Ne ho tantissimi di ventagli. Questo è uno di quelli che ho preso in una bancarella, in una sera di disperazione totale, anni fa. Adesso va di moda, dopo la canzone di Fedez, va di moda appunto sventolarsi in questo modo, ma io l'ho sempre fatto. Ne ho tanti di ventagli, questo, e tanti altri, e per me sono un accessorio irrinunciabile, durante l'estate. Questa è una ricetta medica perché ieri sono stata da un medico. Poi questa qui, questo è lo scialletto che porto in borsa sempre ormai, dopo le mie passate esperienze e vicissitudini. È uno scialettino che ho preso da Bonprix, ed è questo fatto così appunto con la faccina di Minnie. In realtà sarebbe, non lo so, una sciarpetta, però io lo uso come scialle, per coprire le spalle e il petto quando entro in luoghi con l'aria condizionata, e siccome è piccolino così lo posso mettere facilmente in borsa. Poi ho lo spray. Vi giuro che tutto quello che porto veramente, quindi io non ho nulla da dire a mia discolpa. Ho lo spray, Zigzag, insetti via, antipunture, zanzari, tigre e zecche.
Resiste 8 ore, inodore, dermatologicamente testato. Questo qua è validissimo. Non lo so perché ogni volta che faccio il What's in My Bag mi viene da farlo in ASMR, perché comunque è quello che guardo di più, è quello che mi ipnotizza di più, anche in quell'ambito, e quindi mi viene da farlo così, vabbè. Poi una mascherina così libera che devo assolutamente andare a buttare perché io non le tengo così libere all'interno della borsa. Si vede che era quella che avevo ieri e poi l'ho messa qui. Poi ho questo, che è molto molto carino. Questo qua l'ho preso da Tiger. Questo qua è un kit di primo soccorso che ho preso da Tiger, è molto molto carino. È utile soprattutto perché all'interno ci sono delle garze, dei cerottini, delle forbicine, dei guanti, il lattice. Poi io ci ho aggiunto le mie cose, ossia tachipirine e cose varie, però diciamo che è molto molto utile. Per me è importantissimo avere la pochette delle medicine all'interno della borsa, e questa non potevo assolutamente non averla. Gingomme, queste qua sono le Mentos, quasi finite, sono buonissime. Le Mentos White, queste. Poi, chiavi. Queste sono le mie chiavi con il mio orsettino moschino. Io lo adoro, non potevo non avere questo portachiavi, ovviamente. E poi, per esempio, avevo preso, questo non ricordo se l'avevo presa da Tiger, i coprichiave a forma di cupcake. Me ne è rimasto solo uno, gli altri li ho clamorosamente persi. Questo che è un astuccetto all'interno della quale ho le pezzette per pulire gli occhiali per non farle appannare con la mascherina, poi un evidenziatore, una e due penne, un evidenziatore e due penne. Queste le porto sempre così perché ho il terrore. All'interno di questo astuccio carinissimo che ho trovato da Tiger a 2 euro, molto carino, le porto così perché ho paura che le penne possano scoppiare e rovinarmi le borse, quindi le tengo all'interno degli astucci sempre, sempre, sempre. E poi ho scontrini all'interno delle borse, non possono mai mancare gli scontrini volanti. Scontrini, con la scusa la puliamo un po'. La mia agenda che scoppia e straripa, straripante di appuntamenti, di cose che non devo dimenticare assolutamente. Quindi fra YouTube, collaborazioni, appuntamenti medici, appuntamenti in ospedale, eccetera, eccetera, io ormai se non ho la mia agenda con me, non mi organizzo e non mi raccapezzo più, e quindi la porto sempre, sempre, sempre con me. Questa è un'agenda di legami. Questa scritta l'ho aggiunta io e questa me l'ha regalato mio nipote, mi ha fatto l'etichetta mio nipote, mi ha detto mettilo sull'agenda, quindi io l'ho messo. Molto carino, penso che ricomprerò questa quest'anno perché mi sono trovata benissimo. Poi ho portamonete, questo è di mango, il mio portafogli di Furla che mi piace un sacco, questo è semplice, piccolino, molto comodo, maneggevole, piccolo, lo preferisco rispetto a quelli più grandi. E poi, e questo è quello che c'è all'interno, quindi della tasca centrale. Poi nella tasca che c'è all'interno della tasca centrale, ossia qua dentro, ho messo altre cose, ossia la garanzia della borsa che tengo sempre qui. Questo aggeggio per i capelli che porto sempre con me perché quando sono fuori e fa caldo li devo legare inesorabilmente, e questo lo trovo molto comodo e anche molto carino. Poi ho questo specchietto qui dei Looney Tunes, adorabile. E poi ho questo che è l'appendiborsa da tavolo, molto 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 comodo. Molto comodo, si mette così, si appoggia al tavolo e poi qui in questo gancio si appende la borsa. È molto comodo, soprattutto in questo periodo di Covid. Io odio appoggiare la borsa sulle sedie per terra, eccetera, quindi poi odio proprio in generale appoggiare la borsa così, e quindi questi sono molto molto utili. Li ho ritirati da Amazon 3 a 5 euro, mi pare. Poi nella tasca laterale
ho il portamascherina ormai immancabile con una mascherina all'interno. Eccola qua. Quindi questa c'è sempre nella mia borsa perché non si sa mai che io la dimentichi prima di uscire. Poi, quindi questo lo potremmo chiamare reparto Covid perché c'è anche la mucchina. Questa è una mucchina molto molto buona della Cleosan presa all'MD con cui mi trovo molto bene. E poi nella tasca ancora ulteriore che c'è come ultima tasca, quindi da questa parte qui abbiamo i cerotti, questi qua in questa confezione che ho preso da Tiger. Poi c'è questo qui, che è una confezione di salviettine Fresh and Clean, mille usi disinfettanti, umidificate, 40 salviettine ad azioni antibatteriche. Queste le avevo prese quando me le aveva portate Francesco quando stavo in ospedale e poi le ho lasciate in borsa. Per finirle, perché una volta che sono aperte, ovviamente poi si seccano. E un pacco di fazzolettini di carta. Quindi, questo è quanto, ho rimesso tutto in borsa e la borsa è di nuovo piena. Quindi ragazzi, vi ho mostrato quello che ho all'interno della mia borsa in questo periodo e come l'ho organizzata. Non è nulla di che, io non utilizzo pochette e pochettine perché mi viene scomodo poi dover prendere la pochette e aprire la pochette stessa, così come non utilizzo l'organizer, ossia la borsa nella borsa, perché anche in questo caso mi viene scomodo. Io vado a smucinare nella borsa e cerco e trovo quello che mi serve. È un po' disordinata forse come organizzazione, ma io mi trovo bene così. Ne ho provate tante negli anni perché, appunto, essendo un tipo che mette tante cose nella borsa, ho bisogno di avere una certa organizzazione e questa, secondo me, è quella che più si confà al mio modo di essere. Voi come siete? Che tipi siete? Siete tipi che portano borse grandi, borse piccole, la riempiono, non la riempiono, utilizzate pochette, non le utilizzate? Fatemelo sapere nei commenti e scambiamoci anche in questo caso consigli, perché è sempre bello appunto leggere questi commenti e farsi compagnia. Quindi la frivolezza ci aiuta un po' in questo mondo così difficile. Detto questo, io vi ho detto veramente tutto. Ho fatto questo video con questa coda molto improbabile stamattina, ma fa veramente caldo, non ve lo dico più, non ve lo ripeto più, anche perché è stato scientificamente provato che lamentarsi del caldo non fa sì che questo svanisca. Quindi, che mi lamento fa? Vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video. Ve se ama, ragazze, ciao!